gli ottavi raggiunti a Shanghai hanno proiettato Cecchinato al 19 gradi posto del ranking mondiale con Fognini numero 13. Da lunedì l'Italia tornerà ad avere due giocatori nella 20 top dopo quasi 40 anni, ovvero dai tempi di Panatta e Barazzutti. L'ufficialità arriverà lunedì mattina, quando l'app pubblicherà le classifiche settimanali. Però il tennis italiano può esultare per un momento atteso da 40 anni la presenza di due giocatori fra i primi 20 del ranking mondiale. A Fabio Fognini, numero 13 e Penai 20 Panghetongane ininterrottamente dal 21 maggio scorso, dopo esserlo stato anche negli anni passati. Si aggiungerà infatti Marco Cecchinato, il quale grazie agli ottavi di finale nel 1000 di Shanghai, romperà per la prima volta in carriera il fatidico muro salendo al 19° posto della classifica. Il 25enne di Palermo sarà il nono tennista italiano nell'era Open ad entrare fra i primi 20 giocatori della classifica EP, dopo Adriano Panatta numero 4, Corrado Barazzutti 7, Paolo Bertolucci 12, Fabio Fognini 13, Andrea Seppi 18, Omar Camporese 18, Andrea Gaudenzi 18 e Renzo Furlan 19.2. Azzurri nei 20 top l'ultima volta nel 1979 e l'ultimo ranking con due azzurri nei primi 20 era datato 28 maggio 1979, quando Corrado Barazzutti era in 16ª posizione e Adriano Panatta al numero 19. Due settimane dopo, lunedì 11 giugno, al termine del Roland Garros, il tennista romano conservò la 19ª posizione, ma l'attuale capitano di Coppa Davis uscì dai 20 per aver sostituito la semifinale parigina 1978 con la sconfitta al terzo turno contro il paraguayano Victor Pecci, capace di raggiungere la finale e mettere paura persino a Bjorn Borg. Da quella doppia presenza tricolore nell'elite del tennis internazionale sono passati dunque 39 anni e 4 mesi abbondanti. Fabio Fognini, attuale numero 1 azzurro, che ha totalizzato 111 settimane nei 20 Panghetongane in 4 distinti periodi 22 luglio 2013 10 agosto 2014, 18 agosto 2014 1 febbraio 2015, da 26 febbraio al 13 maggio 2018 e dal 21 maggio ad oggi. Lunedì 15 ottobre il ligure inizierà la sua 112ª settimana da 20 Panghetongane. Se lui e Cecchinato dovessero riuscire a mantenere la posizione sino a fine anno, sarà la seconda volta nella storia che due tennisti italiani chiudono l'anno tra i primi 20 dal 1973 nella prima classifica di fine anno nella storia dell'EP. Adriano Panatta figurò al numero 14 del mondo e Paolo Bertolucci al numero 20. La stagione d'oro del tennis azzurro il 2018 è un anno magico per il tennis maschile italiano. La rivelazione è senza dubbio Marco Cecchinato, prima il titolo a fine aprile a Budapest, il primo nel circuito maggiore, poi la storica semifinale al Roland Garros a 40 anni dall'ultima di un tennista italiano era il 1978 con Barazzutti, quindi il secondo squillo a Umago e ora i progressi anche sul cemento, con i primi ottavi in un 1000. Una stagione da 6 titoli conquistati dagli azzurri 3 portano la firma di Fabio Fognini. San Paolo e Bastad sulla terra, lo Scabos sul cemento, arrivato vicinissimo al poker accentuato.